Cari amici, mi hanno detto che posso parlare, scegliere quello di cui parlare, gli argomenti sono infiniti. Ne prendo uno perché sulle pagine dei giornali recentemente, che è quello dell'età delle donne che possono accedere alle fecondazioni medicalmente assistite. Ci sono stati alcuni episodi abbastanza difficili da interpretare. La Regione Veneto che ha detto che aprirà le porte alle donne fino ai 50 anni. Le altre regioni l'hanno criticato, hanno indicato età inferiori. Allora, questo è il primo problema. Esiste un modo per stabilire l'età giusta per fare una fecondazione assistita e stabilire il tempo oltre il quale non è opportuno andare? Io credo di sì, perché in genere queste cose si dà voce alle grandi istituzioni scientifiche, le quali fanno un ragionamento molto semplice, vedono quando non è più possibile dire a una donna quali sono le sue probabilità di successo. Allora, la più grande istituzione scientifica che si occupa di queste cose in Europa è l'ESCRE. E l'ESCRE ha detto dopo i 43 anni sconsigliate. Chiaro, non si può dire no, non lo faccia, non è possibile vietare, perché a 44 anni è vero che non è possibile dire che probabilità ci sono, ma le probabilità sono comunque superiori a zero. Io ricordo, e sono tanti anni che mi occupo di questo problema, una donna di 46 anni, una, nessuna di 45. Ecco. Quindi se si fa il calcolo sull'eccezione si esce molto male, anche perché i problemi sono importanti perché hanno un risvolto economico importante. Non ci sono dati in Europa, ma ci sono dati americani, negli Stati Uniti, che dicono quanto costa un bambino a seconda dell'età. Per una ragazza che ha meno di 35 anni costa circa 7.000 dollari. Se andiamo di sopra dei 42 anni costa poco più di 100.000 dollari se le condizioni ormonali sono perfette, cosa abbastanza rara, 300.000 se comincia una fase di transizione verso la menopausa. A 45 anni il prezzo sale a 500.000 dollari e solo qualcosa di meno di una donna su 100 riesce ad avere un figlio. In queste circostanze è chiaro che noi dobbiamo porre una lista di priorità sul tappeto e la priorità vuol dire che non possiamo consentire a donne che hanno più di 43 anni di fare fecondazioni assistite nelle strutture pubbliche. Poi se vogliono fare tentativi nelle strutture private, la cosa fondamentale è che sia chiarito loro molto bene quali sono le probabilità di successo. E questo non è un problema da poco, perché il terreno sul quale si fanno le fecondazioni assistite è un terreno molto paludoso. Purtroppo molti medici sono più interessati a portare via i soldi dalle tasche delle persone che a fare la loro felicità. Quindi mi sembra abbastanza saggia la posizione di quelle regioni che hanno detto stabiliamo un termine di età tutti insieme e con quel termine di età che immagino sarà intorno ai 43 anni, chiudiamo la porta alle persone per le quali non possiamo essere utili secondo logica e secondo buonsenso. E questo è il primo problema. L'altro problema riguarda invece ancora l'età, ma in un contesto completamente diverso, che è il contesto delle donazioni di gameti. Prima delle donazioni di gameti, l'avrete sentito già dire da molte persone, è un problema che in questo paese è vietato dalla legge 40, ma la Corte Costituzionale ha davanti a sé una richiesta che viene da vari tribunali italiani di riconsiderare la legittimità di questo divieto. Lo doveva prendere in esame il 20 settembre scorso, non lo ha fatto perché attende una deliberazione finale della Grande Chambre della Commissione per i diritti dell'uomo che deve esaminare una valutazione che è stata fatta in senso negativo della legge austriaca che è diversa dalla nostra ma vieta un certo tipo di donazione di gameti. Vi avranno anche già detto che è improprio l'uso di eterologo, perché eterologo vuol dire accoppiamento tra specie diverse, immaginate tanto. Un'immagine orribile, lo capisco, un accoppiamento fra me e un ornitorinca, ecco, questo è eterologo. E chiamare eterologa invece la donazione di gameti vuol dire sovrapporre in qualche modo un elemento di bestialità. Allora, può darsi che nel nostro paese torni ad essere legittima, ma intanto le persone vanno all'estero alla ricerca di un figlio con le donazioni di gameti ed escono continuamente sui giornali informazioni che riguardano coppie non più giovanissime.
qual è la situazione all'estero in realtà? Bene, innanzitutto il problema dell'età qui ha due risvolti diversi. Prima riguarda che cosa rappresenta la gravidanza per una donna non più giovane. Quando io ero un giovane medico si usava molto in ostetricia un termine che le donne odiavano, che era attempata. Si diceva quella è una donna attempata. Poi questo termine è scomparso, si è preferito fare valutazioni cliniche. Si è detto se una donna, quale che sia la sua età, non è diabetica, non è ipertesa, non è obesa, non ha malattie importanti che possono aggravarsi in gravidanza, ebbene proviamo, perché con ogni probabilità la gravidanza arriverà al 7-8 mese di gestazione senza grandi problemi. Nasceranno bambini magari piccoli, ma che potranno essere assistiti e sono compatibili con una buona qualità di vita. Tutto questo naturalmente ammettendo che l'igiene della gravidanza sia osservata nei più piccoli particolari. Qual è il reale problema? Il reale problema è che a 20 anni la gravidanza è un grande viale alberato che le donne possono percorrere cantando. A 40 anni diventa una strada in salita. A 50 anni è un viottolo di montagna sul quale è facile scivolare e farsi del male. Quindi bisogna porre dei limiti. Quasi tutti i paesi europei hanno posto un limite intorno ai 50-51 anni. Ci sono paesi che questo limite non hanno creduto di porlo. Sono stato sui giornali recentemente, forse qualcuno se n'è accorto, il problema di Cipro, dove c'era un servizio, tra l'altro gestito da medici americani, che non faceva problemi di età. Poteva andare una donna di 70 anni e loro trasferivano un'oocita, un embrione. E il centro dove queste cose venivano fatte è fallito. Improvvisamente i medici non ci sono andati più, i frigoriferi hanno smesso di funzionare, tutto quello che c'era è andato perduto e nessuno sa le ragioni di questo improvviso disastro. Ecco, c'è una cosa da dire. L'Europa occidentale è stata certamente molto cinica. Quando ha saputo che la nostra legge proibiva una serie di cose, si è organizzata per accogliere i nostri pazienti, le nostre coppie, e ha accresciuto i prezzi, però ha paura dei tribunali e quindi è credibile. Le garanzie che dà sono accettabili. La vecchia Europa dell'Est non è così. Andare là vuol dire magari spendere molto di meno, ma non avere garanzie di nessun genere. Ci sono centri che nascono e muoiono, per cui se succede a una coppia di ricevere dei danni da quello che ha subito in quel centro, non sapranno con chi prendersela perché il centro non lo troveranno più. E pensate che ci sono molti medici italiani che si portano le loro pazienti in questi paesi perché lì trovano donatrici che possono essere sfruttate, vogliono pochissimi soldi, anche se sulla loro salute e sulla salute delle loro famiglie si sa poco o niente. Io credo che a questo punto quindi il problema, che probabilmente si porrà anche in Italia, sia molto semplice: porre un limite d'età basato sul buon senso. E io posso immaginare che il limite della vita menopausale possa essere quello giusto, perché in Europa ogni anno nascono circa 400-450 bambini da donne che hanno poco più di 50 anni, quindi è difficile proibirlo ad altre loro coetanee di non adire alle donazioni di gameti. L'altra cosa è quella di ragionare anche sul problema dell'età sociale e chiedersi, per molte coppie, qui entra in campo l'età del padre, se saranno in grado di avere dei rapporti civili corretti, giusti, con i loro figli, perché essere genitore non vuol dire trasferire il proprio patrimonio genetico, vuol dire sedersi vicino a un bambino e dirgli: io sono colui che ti darà quello di cui hai bisogno e per questo sono tuo padre, per questo sono tua madre. Un'etica del buon senso, un'etica non difficile da conquistare per tutti noi. Grazie e buon lavoro.